Là. Eccolo là. Il fiume è il Piave. Gli uomini in costume sono i discendenti degli antichi battellieri. Ogni anno, in occasione della festa del comune di Nervesa della Battaglia, vengono ricostruite le grandi zattere di tronchi su cui per secoli giungevano a Venezia le mercanzie provenienti dalle montagne. Il Piave rappresentava allora la principale via di traffico commerciale. Le stesse zattere, assemblate lungo il corso superiore del fiume, non erano altro che una mercanzia galleggiante. I tronchi giungevano dalle foreste montane e al termine del viaggio venivano usati per edificare le palafitte su cui Venezia continuava ad espandersi o fornivano la necessaria materia prima per i cantieri navali della Serenissima. Utilizzavano la strada del fiume anche tutti quei montanari che scendevano verso la pianura in cerca di fortuna o semplicemente per fuggire alla fame. Le vallate da cui provenivano i carichi di legname erano infatti tra le più povere e selvagge dell'intero arco alpino. Due di queste, la Valle di Zoldo e la Valle del Cordevole, si incuneano tra gruppi montuosi particolarmente severi. Verso nord-est si innalza l'imponente castello roccioso del Monte Pelmo, che verrà chiamato dai viaggiatori romantici dell'Ottocento il Trono di Dio. Al centro divide le due valli la grandiosa muraglia della Civetta. Un baluardo impressionante che si frantuma verso sud in una serie di bellissime torri. Paesaggi dolomitici di grande fascino, ma anche ambienti di difficile accesso, perlomeno in passato. Gole anguste, scarpate, forre, percorse da torrenti selvaggi. Questi luoghi, apparentemente così inospitali, conservano le tracce di una lunga frequentazione umana. Ruderi di grandi edifici, abbandonati all'assedio della vegetazione del fondovalle. Questo sinistro villaggio in rovina, fino a pochi decenni fa, era ancora l'attivo terminale di una miniera di ferro. Altiforni, capannoni, case d'abitazione, uffici testimoniano un'attività intensa e di notevole livello.
Alla lavorazione del ferro si dedicavano anche gli abitanti della contigua Valle di Zoldo. I fabbri zoldani erano specializzati nella confezione di chiodi. Chiodi di tutte le dimensioni e per tutti gli usi, che venivano poi trasportati in pianura e venduti sui mercati della Repubblica Veneta. Quando le tecniche della produzione industriale non resero più competitiva la lavorazione su larga scala dei chiodi artigianali, tutta la vallata subì un grave contraccolpo economico. A porvi rimedio ci pensarono i gelati. Un tradizionale carrettino zoldano, esibito con civetteria come un pezzo d'antiquariato, sembra far rivivere l'atmosfera domenicale degli anni 30. Non è facile capire per quale motivo tutti gli abitanti della Valle di Zoldo, dagli inizi del secolo in poi, decisero di trasformarsi in venditori ambulanti di gelati. È certo però che la loro improvvisata specializzazione incontrò una rapida fortuna. I gelatai e i gelatieri delle valli intorno alla civetta si spinsero in tutti i paesi dell'Europa e raggiunsero anche l'America. Ad uno di loro si deve, pare, l'invenzione del gelato servito entro l'ormai classico cono di cialda. Ai piedi delle ultime propaggini delle Alpi bavaresi si apre la conca di Füssen, nota soprattutto per lo stucchevole palazzo del principe Ludwig, al quale Walt Disney si ispirò per il suo castello di Biancaneve. Più in basso si stende una cittadina medievale che d'estate si riempie di turisti. È qui che ci imbattiamo in una delle tante gelaterie aperte nell'Europa settentrionale dai gelatieri zoldani. Proprietari e inservienti lavorano all'estero solo durante i mesi estivi. All'inizio di ogni inverno ritornano puntualmente ai paesi d'origine e nei paesi d'origine investono i risparmi accumulati, così come facevano i loro padri e i loro nonni. Si dice che i segreti della sorbetteria siano stati insegnati ai montanari zoldani da un pasticcere ambulante siciliano all'inizio del secolo. Alcuni degli antichi strumenti a mano usati allora dai maestri gelatieri vengono frequentemente rimessi in funzione nella Valle di Zoldo come manifestazione di un legittimo orgoglio professionale ed anche per soddisfare la curiosità dei turisti.
turisti che ogni anno in estate raggiungono le vallate della Civetta, dove possono immergersi in un ambiente naturale ancora in gran parte incontaminato. La bicicletta di montagna è divenuta ormai un mezzo molto usato dai frequentatori di queste zone dolomitiche. Si tratta di un'attività sana e legittima che non può essere criticata, a condizione però che chi la pratica non abbandoni i sentieri esistenti e le mulattiere per inoltrarsi nel sottobosco o per scendere direttamente sui prati. Come tutte le attività nella natura, anche la bicicletta di montagna richiede rispetto e attenzione. Le escursioni a piedi restano comunque il modo migliore per esplorare queste vallate alpine e per comprenderne i segreti. Tre ragazzi intraprendenti, una foresta, la promessa di un'avventura. La meta è la conca del Bosco Nero, sul versante orientale della Valle di Zoldo. Tre ragazzi avanzano attraverso una vegetazione esuberante e intricata, immersi in un mare verde che suggerisce alla fantasia mille possibili scoperte. L'itinerario si svolge in un ambiente particolarmente intatto, dove a testimoniare l'intervento dell'uomo restano solo gli intermittenti nastri dei sentieri aperti in passato dai boscaioli. Sono bastate un paio d'ore ai ragazzi per raggiungere il valico che si affaccia sulla conca del Bosco Nero. Di fronte a loro si innalzano le pareti del Sasso di Tuanella e della Rocchetta. Guglie spettacolari che solo dopo la Seconda Guerra Mondiale sono state scoperte realmente dagli alpinisti. Un analogo destino, mezzo secolo prima, era anche toccato in sorte alla stessa Civetta, lungamente ignorata dai pionieri dell'alpinismo dolomitico. Il Monte Pelmo e il Civetta nelle Dolomiti a Gordine a lungo tempo non erano note.
sì che la gente locale conosceva questi grandissimi massicci che stanno sopra il lago d'Aleghe, in Civetta, e oltre Colle Santa Lucia, il Monte Pelmo. Però gli alpinisti non sapevano di questi gruppi dolomitici. Nella metà dell'ultimo secolo, gli inglesi, arrivando in queste zone, hanno fatto i primi disegni, però non hanno parlato granché di queste montagne che stanno fra le più grandi delle Dolomiti. È soltanto all'inizio di questo secolo, quando i primi arrampicatori si sono accorti che qui ci sono due pareti enormi da fare, allora cresceva l'interesse. Nel 1910 è arrivato Haupt, uno dei più forti arrampicatori di questo periodo, e ha fatto assieme a Lempel la nord-ovest della piccola Civetta, via difficilissima, su roccia friabile, su roccia anche bagnata. Nel 24 Simon e Rossi sono riusciti a fare la Nord del Pelmo, che già sfiora il sesto grado. Nel 25, un anno dopo, Soleder e Lettenpower vediamo vincere la nord-ovest del Civetta, l'ultima grande parete, così si pensava allora, fatta nelle Dolomiti. Una breve ma verticale scalata lungo una delle classiche vie di roccia del gruppo della Civetta. Maurizio Giordani, che guida la cordata, è uno dei massimi esponenti dell'alpinismo contemporaneo. Lo segue Marcella Santuz, cortinese, molto nota nell'ambiente dell'arrampicata sportiva. I due alpinisti salgono utilizzando i materiali più moderni e le tecniche più raffinate, forti di un allenamento fisico e psicologico che permette loro di superare senza sforzo apparente passaggi valutati di sesto grado. Oggi il sesto grado non rappresenta più il limite estremo delle possibilità umane. Gli arrampicatori attuali sono abituati a cimentarsi con difficoltà ben maggiori. Tuttavia, sarebbe un errore credere che gli arrampicatori degli anni 30, quelli che per primi osarono affrontare queste stesse pareti, fossero da meno dei loro nipoti. Le immagini di un vecchio film dell'epoca mostrano, a confronto con i gesti dell'arrampicata moderna, lo stile di un personaggio leggendario, Emilio Comici. Emilio Comici, il più noto tra gli scalatori italiani, che allora eguagliarono e poi superarono le imprese dei rivali tedeschi dai quali erano stati preceduti.
Con loro si aprì la stagione d'oro del sesto grado italiano. Fu un periodo nel quale l'ardimento umano in montagna raggiunse vertici quasi incredibili. Bisogna pensare che gli alpinisti di quegli anni usavano raramente i chiodi ed erano legati alla vita da corde di canapa pesanti e inaffidabili. Oggi gli ancoraggi sono numerosi e sicuri. È raro che un'eventuale caduta si trasformi in un incidente mortale. Negli anni 30, invece, i rischi erano enormemente maggiori. Ciò nonostante, i protagonisti di questo eccezionale capitolo della storia alpinistica si avventurarono su pareti vertiginose e inesplorate, fidando solo nella loro istintiva agilità e nella loro estrema determinazione. Comici fu certo un arrampicatore di grande classe, però vari suoi contemporanei erano bravi quanto lui, anche se il pubblico non li conosceva. Per una serie di motivi estranei alla sua volontà, Comici venne assunto dal regime fascista come il simbolo dell'ardimento italiano. Il campione dell'alpinismo eroico. Per comprendere meglio cosa si intendesse allora con l'espressione alpinismo eroico e a quale ideologia facesse riferimento un termine così impegnativo, seguiamo Reinhold Messner mentre percorre l'ultimo tratto della famosissima via aperta da Emil Solleder sulla parete nord della Civetta. Parete sulla quale anche Comici, più tardi, tracciò un difficilissimo itinerario. La nord-ovest del Civetta, la via Solledo, ancora oggi è una grande via. E chi ha fatto la Solledo era considerato un grande alpinista. Era l'inizio dell'alpinismo eroico nelle Dolomiti, specialmente qui in Civetta, considerato il regno del sesto grado. Oggi sono un po' scettico su questo che è poi chiamato l'alpinismo eroico, per il fatto che secondo me l'alpinista non è eroe. L'alpinista è un uomo del tutto normale, con tutti i problemi che hanno gli altri, con le paure, le angosce. Naturalmente siamo anche forti, coraggiosi di tanto in tanto, ma siamo specialmente umani. E le esperienze in parete facciamo soltanto perché siamo umani. Chi è eroe, esperienze non fa. E secondo me l'alpinismo eroico è nato nella testa di qualche intellettuale. Negli anni 30 poi nomi come Tissi, Comici, Solleder stesso, Andrich sono stati messi nel mito ed è nato questo alpinismo eroico, il quale secondo me ha da fare anche col fascismo e il nazismo. E purtroppo Hitler alla fine degli anni 30 ha sfruttato queste figure mettendolo di esempio per chi poi, così pensava lui, la gente non lo sapeva ancora, sarà mandata in guerra e doveva fare l'eroe in guerra. Purtroppo nei club alpini questo alpinismo eroico si allaccia anche al razzismo. E so che già negli anni 20, specialmente in Germania e in Austria, gli ebrei non erano più ammessi al club alpino tedesco-austriaco e venivano esclusi. Non potevano far parte
perché non di razza nordica, germanica. E queste stupidità dobbiamo cancellarle forse ancora oggi, dimostrando che non seguiamo più questa visione eroica della montagna. Però ti dico che al sole si sta proprio bene. Meglio che sugli 8000, bravo. Meglio che sugli 8000, ciao. Vorwärts! Gib Seil da! Immagini di arrampicatori tedeschi degli anni 20 e 30. Sembra impossibile che la passione per l'alpinismo di questi giovani possa essere stata contaminata dalla più aberrante delle moderne ideologie. Eppure, così è accaduto in molti casi. Perché? Sarebbe troppo bello se la montagna liberasse automaticamente chi la frequenta da difetti ed errori. In realtà, l'ardimento, la determinazione, la capacità di lottare e mettersi liberamente in gioco non sono valori assoluti. La loro valenza positiva o negativa dipende dagli scopi per i quali vengono impiegati. È sempre stato l'uomo, alla fine, a dare un senso al suo incontro con la montagna. Il nostro viaggio tra le pareti e le valli della Civetta si conclude riportandoci al mondo dei montanari. Gente che fin dalla preistoria ha dovuto imparare a confrontarsi quotidianamente con questi ambienti repulsivi. Non per ragioni sportive, ma perché non era possibile farne a meno se si voleva sopravvivere. Un anziano montanaro di Zoldo ci conduce alla scoperta dei cosiddetti Viaz. Una rete di percorsi vertiginosi utilizzata in passato dai cacciatori di camosci per raggiungere le loro prede. I Viaz, ormai caduti in disuso, dimostrano quanto fosse profonda e capillare la conoscenza che i montanari avevano delle loro montagne già molto prima della comparsa degli alpinisti e fino a che punto fossero abituati a muoversi con assoluta sicurezza sul filo degli abissi. Per questo i Viaz rappresentano un ponte ideale che unisce l'arcaico mondo dei valligiani di un tempo alle motivazioni dell'alpinismo portato nelle valli dai turisti forestieri. Due realtà originate da bisogni così lontani da sembrare incompatibili, che proprio attraverso il dominio della verticalità riuscirono a trovare subito uno stabile punto d'incontro. È qui che la leggenda del sesto grado si radica nella storia vera della montagna.